È stato ora presentato ufficialmente il filmato restaurato dei funerali di Cesare Fani, che mostra le immagini della Perugia del 1914. In primo piano i volti dei grandi personaggi dell'epoca. Vediamo con Valeria Radiconcini. Alcuni volti emergono da un filmato vecchio di oltre un secolo. Nelle immagini datate 1914 del funerale di Cesare Fani, garibaldino, parlamentare, primo umbro a diventare ministro, si riconoscono altri ministri e sottosegretari dell'epoca, ma anche le bandiere di tante associazioni. Nella proiezione del filmato, fatta in Sala dei Notari a Perugia, il pubblico è stato aiutato a scoprire i personaggi. Una testimonianza antica che fu realizzata con una cinepresa simile a questa, molto diversa da quelle di oggi. Andava a mano, a manovella, quindi era il cineoperatore che azionava dei meccanismi a mano. Questo cosa significa? Che la velocità del filmato non era ovviamente costante, ma era sempre soggetta anche alla bravura del cineoperatore di mantenere un flusso costante nella forza per azionarla. Dopo il restauro della pellicola si è passati allo studio dei visi, degli abbigliamenti e delle uniformi per capire chi avesse partecipato ai funerali di Cesare Fani, evento che aveva richiamato delegazioni da tutta l'Umbria a Perugia, una città che si stava trasformando all'epoca. Era una città in cui funzionavano 5 cinema, in cui da pochi anni era arrivata la luce elettrica, l'acqua corrente nelle case e anche quindi un nuovo acquedotto e anche il tram elettrico. Era una città che lentamente si stava avviando verso la modernizzazione.